Buongiorno alunni di terza A LS. Con questo video vorrei parlarvi di Cthulhu. Allora, vi ho già segnalato due link a due presentazioni appunto di Cthulhu, quindi dovreste avere già le idee abbastanza chiare sulle novità della sua poesia. Avete sentito parlare dei poeti nuovi, avete sicuramente sentito parlare della donna che lui canta, lesbia, e poi avete tradotto la dedica a Cornelio Nepote, quindi il proemio del Liber, cioè della raccolta di poesie, appunto, di Cthulhu. Adesso insieme vediamo alcuni componimenti che vi assegno, sono tradotti in ogni caso sul vostro libro, credo tutti, avete le note, quindi non avreste comunque difficoltà a tradurre anche da soli, però mi fa piacere darvi qualche indicazione. Allora, andate a pagina 195, trovate il titolo, ovviamente i titoli sono stati dati da chi ha curato la vostra antologia, il vostro libro, non ha un titolo. È il Carme 51 e si intitola qua Il canto del desiderio. Allora, si ispira Cthulhu in questo canto a una poetessa greca molto, molto famosa, che ha cantato l'amore, che è Saffo. Forse ne avete già sentito parlare, perché è la poetessa appunto per eccellenza dell'amore, e non a caso Cthulhu chiama col nome di Lesbia. Lesbo è la città, è l'isola natale di Saffo. Chiama col nome di Lesbia la fanciulla che ama, la donna che ama, vale a dire Clodia. Qua, fondamentalmente, Cthulhu traduce, almeno per tutta una prima parte, quasi tutto il componimento in realtà, un carme di Saffo. È quasi proprio la traduzione letterale. Andrebbe letta in metrica questa poesia, però il discorso della lettura metrica è abbastanza complicato. Per il momento non lo affrontiamo. L'anno prossimo, quando studieremo Virgilio, studieremo almeno l'esametro dattilico, però per il momento ignorate la lettura metrica, leggiamo fuori di metrica. Il mi paresse Deo videtur. Chi è quell'ille? Quello videtur mi sembra a me essere par Deo, pari a un Dio, cioè simile a un Dio. Chi è? È un uomo che in questo momento è vicino a Lesbia. Lesbia, avrete visto, è una donna molto chiacchierata. Ha una relazione con Cthulhu. Quando è ancora sposata, rimarrà vedova. Continuerà la relazione con Cthulhu, ma purtroppo per Cthulhu anche con qualcun altro. È un personaggio, ripeto, piuttosto chiacchierato, ma anche perché rappresenta una donna un po' atipica nella cultura, nella società romana. In che senso? Nel senso che è una donna colta, è una donna molto, molto autonoma, è una donna che dopo la morte del marito non fa quello che ci si aspettava da una donna romana per bene, che facesse, cioè che rimanesse vedova, a fare la vedova per il resto della vita. E invece no, è piuttosto disinvolta da questo punto di vista. E questo le procura non poche critiche. Beh, in questo momento Lesbia è vicino a un altro uomo e Cthulhu soffre di gelosia. E dice che quindi quell'uomo che è vicino, per lui è pari a un dio, è simile a un dio, nel senso che è in uno stato di grazia. Ille si fa sest, superare divos. Quello, notate, ille in anafora, lasciamo un attimo l'espressione tra parentesi, mi sembra, sempre dovete riprendere il videtur, superare divos, cioè addirittura essere superiore agli dèi, superare gli dèi. Poi riduce un po' questa affermazione, che in qualche modo potrebbe essere quasi empia, nel senso che un uomo che supera gli dèi non si può pensare.
E allora dice si fa est. Ricordatevi che l'espressione fa est vuol dire è lecito, però rispetto, per esempio, a licet, vuol dire è lecito, ma nell'ambito della sfera del divino. Quindi si fa est equivale a dire se gli dèi non si offendono, insomma, se non è un'impietà dirlo, cioè se è lecito, ma appunto pensando agli dèi. Quindi quello mi sembra appunto addirittura superare gli dèi, il quale qui sedens adversus, sedendo di fronte, identidem, continuamente, è un avverbio, te spectat ed audit, guarda, specto, te, et audit, e ascolta, guarda e ascolta te, dulce ridentem, che ridi, che sorridi dolcemente, misero quod omnis eripit sensus mii, quod, cosa che, e ripio, strappare proprio, dall'idea proprio del portar via in maniera brusca, strappa omnis, dovete collegarlo a sensus, e si tratta di accusativi plurali, porta via tutti i sensi, letteralmente, mi, a me misero, c'è cioè anche il misero, cioè io quando vedo questo non riesco più a ragionare. Infatti, se andate avanti, cerco di essere un po' sintetico, cerco di tradurvi alcune cose, per il resto avete sul libro la traduzione, e poi avremo modo comunque di parlarne anche attraverso le video lezioni. Ma la lingua, ecco, andate alla traduzione, si inceppa, un fuoco scorre per gli arti, prima diceva non mi rimane più voce in gola, vedete che voce sinore è tra parentesi uncinate, vuol dire che quella frase, quel verso è stato ricostruito, si è ipotizzato. E ronzano le orecchie di un suono interno, duplice sugli occhi scende la notte, cioè illumina, sarebbero gli occhi, teguntur sono coperti, gemina notte da una duplice notte, cioè entrambi gli occhi, per dire che non sente più, non vede più, sente solo un rumore interno, ma è quello che prova appunto pazzo di gelosia. Fino a qua la traduzione praticamente del componimento di Saffo. L'ultima strofa, otium catulle tibi molestum est, addirittura da qualcuno è stata considerata un'aggiunta successiva, forse anche qualcuno ritiene non apparterrebbe a questo componimento. Perché? Perché sembrerebbe cambiare completamente argomento, e in ogni caso appunto non c'è nella poesia greca. L'ozio catullo è per te molesto, cioè è un peso. L'ozio, qui vedete che c'è una sorta di anafora, ma in poliptoto, perché cambia il caso. Ozio, quindi questa volta è ablativo, per l'ozio tu exultas et nimium, che è un avverbio che vuol dire troppo, gestis, cioè smani, ti agiti e ti comporti da folle. L'ozio, quindi ancora lo stesso termine, perdidit, ha rovinato. Perdere vuol dire, anche in italiano corrente, vuol dire questo, può voler dire anche questo, una persona perduta, nel senso una persona rovinata. Ha rovinato, et reges prius, et beatas urbes, sia re, prima, cioè in precedenza, sia città felici. Cioè, attenzione, perché l'ozio ha già rovinato anche chi era potente ed era felice. Allora, potrebbe sembrare appunto un'aggiunta strana rispetto a quello che è stato detto. Che c'entra? Ma in realtà, allora, se vogliamo condividere
la tesi di chi ritiene che questo sia un componimento completo e che questa parte appartenga al componimento, possiamo immaginare che voglia dire che il fatto di non dedicarsi al negozium, cioè all'attività ad esempio politica, e di darsi invece all'ozium, quindi all'ozium vuol dire alla cultura, alla letteratura, a ciò che non è appunto l'impegno del cittadino, questa libertà, questo tempo libero, ma inteso appunto alla latina, forse gli fa male, gli nuoce, perché in questo modo si sta struggendo d'amore. Allora forse qualche altro impegno lo distrarrebbe da questo amore così bello, ma anche doloroso. A pagina 199 trovate un altro componimento estremamente famoso. Il Carme dei Baci è la traduzione, è il titolo dato dalla vostra antologia. Vivamus mea lesbia, atque amemus. Vivamus, amemus, sono dei congiuntivi presenti con valore esortativo. Quindi, viviamo, o mia lesbia, e amiamo. Non, anche senza aggiungere, come qualcuno fa, amiamoci. Amiamo, cioè, lasciamoci andare all'amore. E estimemus, stimiamo. I rumores. I rumores, pensate all'inglese, i rumors, cioè le chiacchiere. Estimiamo le chiacchiere, senum severiorum, dei vecchi, alquanto, è un comparativo, alquanto severi, ma potrebbe essere anche tradotto con dei vecchi bacchettoni. Unius assis, un solo asse, per dire un centesimo, potremmo dire oggi, niente, insomma, non diamo retta a queste chiacchiere, perché appunto questa loro relazione, questo amore era oggetto di pettegolezza, ma lui dice chi se ne importa. Soles occidere tredire possunt, i soli possono uccidere, pensate all'occidente, cioè tramontare, e tredire, ritornare, i soli. Quindi le giornate si avvicendano, finisce una giornata e ne nasce un'altra. Nobis, invece, in posizione enfatica di rilievo all'inizio del verso, dormienda est, quindi c'è una perifrastica passiva, allora quel nobis è un dativo di agente. Da parte nostra, iniziamo a tradurlo così. Cum semel, quando... avverbio numerale, una sola volta, ne basta una, non c'è bisogno, non serve ripetere, cioè non si può ripetere l'esperienza. Una volta che, per una sola volta, la brevis lux, quindi ancora prima parlato di sole, adesso di luce, l'immagine della luce è la vita. Una volta che la breve luce, quella della nostra vita, della nostra esistenza, occidit, tramonta appunto per una sola volta, quando moriamo, da noi, da parte nostra, est dormienda una perpetua nox. Da parte nostra bisogna dormire, questa è una pessima traduzione, poi arriviamo a una migliore, una unica eterna notte. Quindi magari un po' più un po' meglio potremmo dire noi dobbiamo dormire appunto un'eterna notte, cioè non c'è dato di ritornare in vita. E allora questa percezione, questa consapevolezza della nostra fragilità e della brevità della nostra vita porta Catullo a esortare lesbia e se stesso, e forse anche noi, a godere della vita, di quello che la vita finché c'è ci dà. Questo è un tema che ritroverete l'anno prossimo, studieremo Orazio, un autore... di cui abbiamo parlato a proposito del limbo, quindi qualcuno di voi, spero tutti, ricorderà che è uno dei poeti citati nel limbo dantesco, e di lui ricordiamo il carpe diem, insomma, questa espressione, questa frase.
La reazione quindi è da mi basi a mille, dein de centum, dein de mille altri. Allora dammi mille baci, poi 100, poi altri mille, poi un'altra volta 100. Insomma, amiamoci senza ritegno, senza pudori. E poi fino ad altri mille, ancora 100 e infine, cum facemmo? Allora, quando ne avremo fatti molti migliaia, insomma, quando li avremo, ci saremo dati tantissimi baci, li mescoleremo. Per perdere il conto, possiamo tradurre così. E siccome appunto questo amore può essere oggetto di chiacchiere, allora dice affinché nessun malvagio possa, allora l'invideo è il guardare male. Guardare storto. Pensate al termine italiano malocchio. Ecco qua questo significato. Quindi ne quisse sarebbe affinché non qualcuno malvagio, quindi affinché nessun malvagio, potremmo anche dire, ci faccia il malocchio, cioè quindi sia ci guardi male, ma sia anche proprio ci possa voler male, ecco, e farci il malocchio. Andiamo avanti e troviamo. Andate avanti. Ah, ecco un componimento, pagina 210, di cui in realtà adesso non vi parlo, ne parleremo nell'ambito delle interrogazioni e comunque nei prossimi giorni, quando ci sentiremo e ci vedremo attraverso delle video lezioni in diretta. Però leggete, è un componimento molto semplice, Il passero di Lesbia, pagina 210. Invece, insieme, preferisco vedere a pagina 212 il patto d'amore. Ci sono dei concetti molto importanti. Jucundum mea vita mi proponis amorem, hunc nostrum inter nos perpetuumque fore. Mea vita è un vocativo, e ovviamente si riferisce a lesbia, o mia vita, mia adorata, proponis mi, tu prometti a me che hunc nostrum amorem inter nos jucundum et perpetuum fore, cioè che questo amore tra di noi, fore, è un infinito futuro, sarà giocondo, bello ed eterno, non finirà mai. Di mani, o oh, grandi dei. Ecco, il facite ut, fate in modo che possit promettere vere, che lei possa promettere veramente, davvero, cioè che quello che dice sia vero, che non sia bugiarda, che non mi stia ingannando. Atque dica ide sincere, e che dica ciò sinceramente, et ex animo, fondamentalmente si equivalgono, dall'animo, per dire, insomma, credendoci. Ut liceat nobis, così, che sia lecito a noi, perducere, condurre tota vita per tutta la vita, hoc, attenzione ai termini, eternum fedus vanno insieme, questo eterno patto, il fedus è un patto proprio, questo è l'amore, questo eterno patto, sancte amicizie, di sacrosanta amicizia, quindi parla di un patto, parla di amicizia. Questo è l'amore nella forma più alta per Catullo. Vabbè, sul piano retorico notate, ci sono degli iperbati nell'ultimo verso, per esempio eternum fedus sancte amicizie. Nel video, in uno dei due video che vi ho segnalato, di cui vi ho dato il link, vi ho mandato il link, si parla di Catullo come poeta adolescence. Ecco, in qualche modo è come un bambino che crede fortemente nell'amicizia, anche all'interno dell'amore. Ed è fondamentale questa componente.
questa componente che purtroppo non ci può più essere, non può essere mantenuta quando uno dei due tradisce, rompe il fedus, rompe il patto. Pagina 214, vabbè, qui non è neanche più di tanto un titolo, Amare i Benevels, è la ripresa proprio di parole del componimento. Qua è già successo il peggio, cioè Catullo ormai dice di avere capito chi è Lesbia, è stato tradito. E allora con amarezza dice, diceva quondam solum te nosse Catullum. Dicevi quondam un tempo, te nosse, che tu no, nosse, novisse, forma sincopata per novisse, che tu conoscevi il solo Catullo, cioè soltanto Catullo conoscevi, qui è nel senso di avere una relazione con essere amante di o lesbia. Nec pre me velle tenere Ioven, e che non velle volevi tenere Ioven, possedere Giove pre me al posto mio, cioè non avresti dato me nemmeno per Giove, non mi avresti scambiato neppure per Giove, insomma mi amavi tantissimo, dicevi di amarmi tantissimo. Dilexitum, ti ho amata allora, dilexitum te, non tanto ut vulgus amica, non tanto, non come il volgo ama l'amica, cioè un'amica, ma magari in italiano potremmo dire un'amichetta, nel senso un'amante occasionale, sed ut, ma come un pater diligit degnatus et generos, ma come un padre ama i figli e i generi. Quindi ancora una volta è qualcosa che va al di là dell'eros, quel rapporto che lui cerca e che per un po' si è illuso che ci fosse tra loro due. Nunc te coniovi, ora, beh, ti ho conosciuta, quindi ora ti conosco. Quare perciò, et sim pensius uror, anche se, et se, uror, brucio, in pensus, ancora più fortemente, anche se continuo a bruciare ancora di più, tamen, tuttavia, molto mi, es viglior et levior, sei di molto, sei mi per me, viglior et levior, più vile e più, sono comparativi, ovviamente, levis leggera, cioè ho capito quanto poco vali. Però dice di bruciare ancora. Allora, che cosa è rimasto di questo rapporto con lesbia? È rimasta l'attrazione, è rimasto l'eros, è rimasto l'amare. E non riesce, nonostante cerchi, voglia staccarsi da lei, non riesce a non amarla, ma quello che non può più è bene velle, cioè volere bene. E il volere bene, l'espressione appunto bene velle, comprende tutto quello che abbiamo detto in questi minuti, cioè il patto, l'amicizia, il fatto di amarsi come un padre ama i figli. Qui potis est, qui sta per quomodo, cioè in che modo, come. Potis est, noi troviamo in generale potest, nella forma unita, come può, cioè come può essere, inquis dici, cioè mi chiederai com'è possibile. Quod amante miniuria talis cogit amare magis sed benevelle minus, perché una talis iniuria, una tale iniuria è l'offesa, cogit, costringe, porta amantem l'amante, cioè chi ama insomma, ad amare magis ma benevelle minus, cioè ad amare di più. Quindi in qualche modo lui è ancora appunto attratto da questa donna, sicuramente affascinante, ma a volere meno bene, il benevelle, non è più possibile. Qui tra l'altro è interessante, il vostro libro vi riporta tre diverse traduzioni, quindi potete
confrontarle e scegliete quella che vi piace di più. Chiudiamo fondamentalmente a pagina 217 con un distico, con due versi, un distico elegiaco, un esametro e un pentametro, però ribadisco, ne parleremo l'anno prossimo, quest'anno probabilmente non l'avremmo fatto comunque, a maggior ragione non potendo al momento fare delle lezioni normali, lasciamo perdere la lettura in metrica. Odi et amo. Odio e amo. È una frase ossimorica, insomma, o odi o ami. E no, invece coesistono questi due stati d'animo. Odi viene da odi, odisse, cioè un verbo difettivo, non c'è il presente, non ci sono quindi tempi che derivano dal presente. Ricordatevi che è uno di quei verbi che al perfetto vengono tradotti con il presente, ok? Ripassateli. Novi novisse, memini meminisse. Quindi non ho odiato, ma odio e amo. Anche qua non necessariamente ti odio e ti amo, lasciamo provo odio e provo amore. Poi dice fortasse, forse requiris, chiedi, perché io faccia ciò. Nisho. Boh, non lo so. Ma, senzio fieri, sento che succede, fio, ripassiamolo, et expucior, e sono proprio lacerato, e ne sono tormentato. Questo è un componimento assolutamente noto anche a chi non studia latino. E fondamentalmente per i prossimi giorni queste sono le poesie che dovrete vedere. Pagina 218 vi lascio ancora un componimento invece in italiano, quindi non vi chiederò la traduzione. L'impossibile addio, così viene intitolato dal vostro libro. Leggetevi semplicemente in questo caso la traduzione. I brani, i componimenti invece che vi ho analizzato, sia pure in maniera molto, molto veloce, ve li chiederò nelle interrogazioni. Se ci sono dei dubbi, chiedetemi attraverso il registro elettronico, attraverso mail o come vorrete. Contemporaneamente studiate anche, vi devo dare le pagine, ma forse non è neanche necessario, vi studiate. Ah, ma forse in realtà le pagine le ho indicate sul registro elettronico, da 182 comunque in poi, i caratteri della lirica catulliana, le poesie per lesbia, l'amicizia e l'invettiva. E poi in generale la struttura del Liber di Catullo. È un insieme di componimenti brevi, la poesia neoterica, la poesia di cui stiamo parlando appunto con Catullo, è una poesia che ama il componimento breve, non prende quindi come modelli, come punti di riferimento i componimenti classici, ma quelli di età alessandrina. Quindi poesia molto breve, molto incisiva anche. C'è una sezione all'interno del Liber, è la parte centrale, trovate a pagina 186, costituita dai cosiddetti carmina docta. Ecco, questi invece sono componimenti di maggiore ampiezza e in cui viene recuperato il mito, per esempio. Di questo però parleremo un po' meglio prossimamente. Per ora studiate tutto ciò. Alla prossima volta.